Pavolettoni! Pronti! Vai! Vado! Carella! Pronti! Vai! Vado! Falsi! Che cavolo fai? Sto caricando i pacchi, ma perché così tanti, signor Carotti? Ma non sei milanese, non ti piace di lavorare? Allora lavora, no? Bauscia! E i capelli? Ce li ho. Non ti avevo detto di pettinarli lisci con la riga? Va bene, provvederò. Vila via, che c'è ancora moltissimo da lavorare, c'hai 45 secondi di ritardo che ti deterrò dello stipendio. No, a proposito di stipendio... Guarda, zitto, vai via, parti! Come l'avevo già preparato, ve la voglio leggere. Rendo noto che sono 14 anni che faccio il portapacchi. Data l'età, soffro anche di reumatismi causa intemperie di lavoro. Aspirerei occupazione al coperto, suggerirei aiuto capo spedizioniere, che poi sarebbe lei. Balsecchi, ecco la neve di Milano che cade sull'unico scansafatica della Madonnina. Vai, parti! Portiere! Mi dica? Portiere Martuccelli! Interno 24, ultimo piano! Grazie! L'ascensore è proibito ai fornitori. Ma questo è un pacco pesante, c'è dentro un televisore. Peggio per lei, vada a piedi per piacere. Un televisore. E se poi magari scivola e mi cade il televisore, chi me lo paga a me? Pronti? Valsecchi, se vuoi sapendo dove te trovi? Via dei Glicci di Martuccelli. Televisore, portiere Estrons. Terzo piano, obiettivo ottavo. Sbrigati, sei in ritardo sul tabellino di marcia, sbrigati! Bauscia! Il sensore è lo stesso. Ma se ne frega. Le ho detto niente ascensore! Scusi. Chi è? Grandi magazzini, signora, c'è un pacco per lei. Cavallo. Fai bravo, dai. Ti regalo un gatto. Bel gatto. Signora, signora. Venga, venga, non si preoccupi, è buonissimo. Non potrebbe venire qui lei a ritirare il pacco e firmare la ricevuta? No, sto facendo la maionese, non posso smettere, se no impazzisce. Venga lei, non abbia paura, non le fa niente, l'ho fatto anche castrare. Paura. Paura! Stia tranquillo, basta che non faccia movimenti bruschi o gesti inconsulti, non le succede niente. Paura. Adesso posso muovermi? Sì, ma faccia piano! Venga! Venga, venga! Bravo, poggi là! Ecco, signora, dovrebbe firmarmi la ricevuta. E come faccio? La maionese impazzisce. Prenda il cucchiaio lei, eh? Sì. Segua il ritmo, sì, mi raccomando. Sì, sì. Oggi maionese perché pesce. Pesce cane. Continui, continui. Sì, sì. Ecco, adesso passi sì, a me. Sì, tenga, 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 tenga. Tenga. Bene, tenga. Grazie signora. Arrivederla. Arrivederci, eh. E il cane dov'è? No, ancora pure del cane, gliel'ho detto, tranquillo. L'ho fatto anche castrare. Ma signora, io il cane non ho mica paura che mi culi, eh. Ho paura che mi morda.
Arrivederci. To, vieni. Dove sei? Dove ti sei cacciato, Fuffi? To, vieni, to il biscotto, to. Vieni. Vieni, tesoro, su. Vieni, piccino. Vieni, ribò. Fuffi, vieni, to. To. To! Credevi di avermi spaventato, con la tua faccia da stupido. Se ci vuole altro. Vieni fuori, se hai il coraggio. Ti faccio vedere io. Ti spacco la faccia. Altro che castrato. Ti strappo anche le tonsille. Alano! Alano, Alano, Alano! Consegna grandi magazzini. Tu sì, di regola firmare la ricevuta. Stronzo! Sì. Buongiorno, signora. Sì, io sarò anche stronzo. Signori, ma tu signori, sai più di me. Perché sei degna figlia di tua madre. Se disturbo la vostra intimità. Sì. Avete ragione tutte e due, ma... Perché? Io avrei bisogno sì, che lei potesse... Sì, prove! Le prove, ma quali prove? Mi metto una firma qui, per cortesia. Perché io le ho recapitato il pacco e la firma e la conferma della venuta consegna al domicilio del pacco stesso, capisce? Come una grande socca! Sì, sì, una piccola firma, è una formalità. No! Non se la prenda così! L'ha sentito che cosa ha detto di mia madre su quella povera santa? Non ho fatto mente locale. No, lei l'ha sentito molto bene, deve venire pure a testimoniare. Ah, sì? E allora sai cosa ti faccio io? Lo sai cosa ti faccio? Firma la ricevuta! No, io ti spacco la testa! Ma chi la spacchi la testa? Chi? Te ne approfitti perché io sono la signora! No, prima bisogna firmare che la ricevuta! Che c'è qui dentro? Che c'è? Il casco da permanente è obbligatorio. Ah, pure la permanente, così butti i soldi che guadagno! No, quello l'ho comprato io coi soldi miei! Lo sai dove li prende i soldi, lo sai? Hai ereditato? Ma che ereditato? Faccio la segretaria di un avvocato! Sì, la segretaria particolare, molto particolare! Particolare, sì! Per mantenere un cornuto con matte? Come me, dammi no, qua! No, bisogna firmare la ricevuta! Sì, te la firmo la ricevuta, tieni! Grazie! Eccoti il casco, grazie. Tieni! Signori, arrivederci, eh! Pacca tu! Sino fatenda! Hai quanto te! Se si rompesse! Bagascia! C'è la garanzia! Pignetto. Anche malissimo! Pronti, Valsecchi? Se mossa, ben, dove stai? Molo S24B, motonave Mimì. Ultima consegna e rientro. E rientrando, ne compri duetti de Fontina. Signor sì, passo e chiudo. Cosa fa? Consegno. E le scarpe? Le ho. Sulla pacca niente scarpe. Come dal pedicure? Levatele! Senti, questo pacco c'è una giacca a vento e una mantellina impermeabile per l'ingegner Zambutti. Una presa d'aria. Ah, scusa. C'è anche una. Ecco, una ricevuta da firmare. Tenga. Aspetta. Cosa fa? Oh, mi scusi, stavo provando a guidare. Questa è la ricevuta. Non l'ha firmata? No, si porta via tutto il pacco. Ma come? Se ne vada, per favore. Lei mi firmi la ricevuta, io lascio il pacco e me ne vado. Ma intanto questo pacco non è mio, è di Mimì. Però è un nome suo, lei mi firma la ricevuta e poi consegnerà il pacco a Mimì. Ma Mimì non sta più con me. Non ha il nuovo recapito? No.
Non mi ha lasciato nessun indirizzo. Pensi che gli avevo dato tutto, Mimì. Avevo voluto un anello col diamante, anello col diamante. Conto in banca, conto in banca. Giacotto di Visone, Giacotto di Visone. Appartamento in centro. Appartamento in centro? No, non gliel'ho fatto. E ho fatto bene. Così un'altra volta impara. Guarda, tutti vestiti fatti su misura, sa? In Inghilterra. Giacche di cashmere. Vestivo un po' mascolino? Sì, con un carattere forte. Con delle punte, se vuole, anche di durezza. Ma fondamentalmente dolce, dolcissimo. Dove sei, Mimì, dove sei? Chi lo sa? Ma dopo 2 anni che stavamo insieme, una letterina con 2 righe. Leggi, leggi. Fiumicino. Ma caro... poi lo sai per chi ha perso la testa? Non l'ho fatto in tempo a leggerla. Ma sai per chi ha perso la testa? Per chi? Per una donna. Lei non aveva mai sospettato di niente. Di che cosa? Ma dico che la sua ragazza fosse un po' strana, Mimì. Insomma, le piacevano le donne. Ma noi non ci siamo spiegati. Mimì è diminutivo di Domenico. Allora lo strano è lei. Sì, perché c'è qualcosa di male. Beh, io devo andare. Ho un impegno di lavoro, devo comprare 2 etti di fontina. Lascia. No, non mi lasciate solo, guarda. Bevi una cosa prima. Ti prego, se resto solo potrei fare anche delle sciocchezze. Tu poi devi essere buonissimo. Deve avere un carattere dolcissimo. Mica tanto. Quando mi girano le palle divento una bestia. Come ti chiami tu? Fausto. Io vado d'accordo, sai, con la gente dura. Anzi... Hai già pranzato, Fausto? No. Vuoi mangiare una cosa con me? Ti piace il pesce? Beh, dipende. Scusi. Valsecchi. Per te, signor Valsecchi. Signor Valsecchi, ho portato costumi da bagno, accappatoi, bermuda. Sì, sono per me. Appoggiali lì. Filare, filare. Ma che le è successo? Vedi, tesoro, ho scoperto che mi piace il pesce. Togliete gli ormeggi e salpate le ancore. Si parte per un viaggio da sogno verso paesi inesplorati. Rotta Cesenatico.